Ciao. Piazza del Popolo, ho l'onore di presentare la nostra candidata a sindaco di Roma, Virginia Racci. È una persona, come si dice, splendida, è una persona pulita, è una persona che ha fatto già un'esperienza amministrativa, conosce i gangli di una pubblica amministrazione, sa dove mette le mani, sa quali sono i punti di caduta di questa vecchia amministrazione e sa tendenzialmente col suo gruppo, la sua squadra, il suo programma, come ottenere dei risultati in termini di immediatezza, come si insedia subito qualche risultato positivo. Attenzione, i risultati di Virginia Raggi saranno esclusivamente per i cittadini di Roma. I romani devono capire, non è Virginia Raggi, è quello che rappresenta, è il programma che lei porta. È un metodo nuovo di fare politica, in questo caso sì con la P maiuscola, per il bene dei cittadini. Virginia Raggi si presenta intanto come una squadra, non solo come una persona. E poi è il segnale più chiaro che persone, normali cittadini, nel momento in cui si impegnano, hanno grandi spazi per cambiare questa situazione. Serve un po' più di coraggio, che non è solo uno slogan, ma è proprio un invito alle persone per bene a farsi avanti. Il debito di Roma è un tema sul quale ormai si dibatte. Abbiamo questi 14 milioni, miliardi e mezzo, di cui 13 miliardi sono nella gestione commissariale, 1,5 miliardi a carico della nostra gestione. E la cosa grave è che sino ad oggi i partiti che hanno creato questo debito non hanno mai pensato di fare un audit, una verifica di cosa ci fosse dentro. Quella di Roma potrebbe essere, diciamo, la prima grande responsabilità a livello comunale per il Movimento 5 Stelle. Sicuramente governare la capitale d'Italia è uno dei compiti più ardui. Ma è chiaro che le grandi responsabilità si hanno sempre al governo e a qualsiasi livello, a qualsiasi ente locale abbiamo dato prova di essere in grado di governare. Roma è sicuramente la sfida, perché non riguarda solo il sindaco ma anche interamente la squadra di governo che andrà alle partecipate, è la vera grande sfida e io credo che il Movimento sia assolutamente pronto per affrontarla.